E alla Corte dei Conti si terrà questa mattina la prima udienza contro i dirigenti di Roma Capitale per la cattiva gestione degli immobili. Davanti ai giudici contabili ci saranno anche i volontari di decine di associazioni e enti no profit che temono la chiusura, vittime dell'ormai famosa delibera 140 di riordino del patrimonio immobiliare del Comune. Da Anfittopoli a Sfrattopoli, si potrebbe dire. Mentre i giudici contabili mettono sotto accusa per danno all'erario chi in Campidoglio gestì male il ricco patrimonio immobiliare, la giusta guerra contro furbetti e privilegi sta facendo però danni collaterali pesanti, quasi una beffa. Colpa della delibera 140, voluta dalla Giunta Marino, che non distingue tra appartamenti, magari di lusso, affittati a privati, e spazi in uso a enti no profit, associazioni che lavorano nel sociale o culturali. Sotto sfratto e con richieste milionarie di affitti arretrati, centinaia di realtà, molte storiche di grande valore per la capitale. Si va dall'Accademia Filarmonica Romana alla Scuola di Musica Popolare del Testaccio, fondata da Giovanna Marini, a Viva la Vita Onlus, che assiste i malati di SLA, Massimo Guidotti dell'asilo multiculturale Celio Azzurro. Ci è stato richiesto una somma esorbitante di affitto, noi non siamo in grado di pagare. Se va avanti questo stato delle cose, Celio Azzurro sarà costretto a chiudere. L'assessore al patrimonio Andrea Mazzillo promette soluzioni a breve. Credo che già domani verrà depositata questa bozza di regolamento. Saranno sfrattati oppure no? Con la norma transitoria questo problema si risolve. Quindi nel momento in cui il regolamento verrà approvato all'Assemblea Capitolina, ci sarà una procedura di regolarizzazione su istanza di parte.